Città di Falconara contro Junior Chiesa Nuova e sfida ad alta classifica per quanto riguarda la Serie C femminile, quella che vi andiamo a mostrare con la nostra telecamera attraverso i nostri teleschermi per seguire nella precisione, nel dettaglio, la prima della classe, appunto il Città di Falconara di Mirko Massa contro lo Junior Chiesa Nuova, che invece prima di questo turno insegue la formazione appunto falconarese al terzo posto della graduatoria, alle spalle anche del Real Chiaravalle. Quindi è un tentativo di accorciare il gap, al momento di 5 punti per la precisione, per il quintetto allenato da mister Gentili. Andiamo con la lettura delle due formazioni. Partiamo dalle padrone di casa, Città di Falconara, che si presenta con la numero 1 Chiara Luce, numero 3 Borgogelli, numero 4 De Stefani, numero 5 Capradossi, numero 6 Vescovo, numero 7 Lametti, numero 8 Mencaccini, numero 10 Capitano Catena, numero 11 Cremonesi, numero 13 Romagnoli, numero 17 Gambelli. Il tecnico del Città di Falconara ovviamente è Mirko Massa, risponde la Junior Chiesa Nuova con il numero 1 Domizzi, numero 2 Ceccarelli, numero 3 Camacci, numero 4 Massi, numero 5 Ilari, numero 6 Carciofi, numero 7 Marozzi, numero 8 Ciccioli, numero 9 Bernacchini, numero 11 Gullo, numero 14 Nardi, numero 15 Pescetti. Il tecnico dello Junior Chiesa Nuova è Giacomo Gentili, ma in panchina e indistinta quindi troviamo Roberta Ciccioli. Prime fasi di gioco, Junior Chiesa Nuova con maglia bianca, pantaloncini e calzettoni blu per il Città di Falconara, seconda muta da gioco quella rosa nero. Rimessa laterale per lo Junior Chiesa Nuova, la battuta Gullo, il tocco all'indietro per il portiere Maria Laura Domizzi, classe 1987, maglia numero 1, poi un disimpegno errato, allora Mencaccini prova ad attaccare sinistro, velenoso, ribatte la stessa numero 11 Gullo, classe 89, sbaglia poi l'attacco, la formazione di Massa che sentiamo urlare a gran voce qualcosa alle sue ragazze, non contento di come è stata proposta questa offensiva e sicuramente non sarà nemmeno contento di questo stop non perfetto da parte di Capitan Catena. Eccolo alla destra del teleschermo mister Gentili, vediamo in tribuna quest'oggi, segue da lì la sua squadra che prova ad avanzare con il portiere Maria Laura Domizzi, che fa anche il quinto di movimento. Di solito attua questa tattica molto bene la formazione di Treia, questa volta invece non è stato così perché Maria Laura Domizzi ha toccato due volte la sfera all'interno della sua metà campo, quindi c'è il calcio di punizione in seconda per il Città di Falconara, schema e viene castigata la squadra ospite dall'applicazione egregia dello schema da parte delle locali cremonesi. Finta il tiro, si gira la Gullo e Mencaccini è brava a deviare di prima intenzione in fondo al sacco, dunque la musica sottolinea l'esultanza della Città di Falconara che passa in vantaggio con la solita spietata sottoporta Martina Mencaccini, 1-0. La replica dello Junior Chiesa Nuova al momento è imprecisa, concede la rimessa laterale alla squadra di casa, Mencaccini si trova ad impostare, smista per Romagnoli, di prima intenzione passaggio errato, può nuovamente provare a spingere lo Junior Chiesa Nuova, ancora con il portiere di movimento, l'imbucata intercettata, ancora quindi un rischio Catena, pallonetto, palla fuori di un soffio, gran giocata provata da Claudia Catena, il suo lob dalla grande distanza è terminato fuori veramente per questione di centimetri, sfiorato il raddoppio, resta ovviamente in partita lo Junior Chiesa Nuova. Lancio lungo di testa, Mencaccini ancora in posizione di centrale, non è solitamente quello ovviamente il suo ruolo, lei che è una bomber in tutto e per tutto, può giocare sia da pivot che da laterale, qua c'è un grande scambio con il tacco. Poi va alla conclusione Michela Ciccioli, il vice capitano, dopo l'ottimo assist di tacco, se ne andiamo errati, Samuela Massi, sì è lei, maglia numero 4, la giocatrice più esperta fra le ragazze ospiti quest'oggi al Palabadiali di Falconara, ci mette una pezza con un grande intervento Giulia Chiara Luce, si riprende quindi dal calcio d'angolo, Domizzi apre il tiro dalla grande distanza provato da Simona Menichelli Camacci. Botta deviata, si riprenderà quindi con una rimessa laterale in zona d'attacco, quasi un corner, si sistema
a zona la difesa, anzi proprio calcio d'angolo, sistema a zona la difesa del Città di Falconara, spinge fuori il pallone Maracca Pradossi. Ancora Junior Chiesanuova che ricomincia dalla linea di metà campo con Domizzi, scarico sulla destra per Camacci, destro potente che chiama ancora la parata non difficilissima da parte di Chiara Luce, che si spinge alla sua destra e riesce a deviare, a spingere il pallone oltre la linea del lato lungo, lato opposto alla tribuna. Qua c'è un sinistro a giro da parte di Michela Ciccioli, la traversa quasi l'incrocio dei pali. Sfortunata qua la squadra ospite guidata in panchina quest'oggi da Roberta Ciccioli. Palla che è andata a trovare il legno vicino all'1-1, lo Junior Chiesanuova che continua a premere. Adesso senza il supporto del portiere avanzato, c'è un passaggio sbagliato da parte di Michela Ciccioli. Si riprende allora con il possesso palla per il Città di Falconara. Borgogelli alza il pallone, un lancio lungo che voleva trovare probabilmente Leonora Lametti, nel frattempo è subentrata, ha preso posto nel centro dell'attacco del Città di Falconara. Ora in fase di non possesso Capradossi tocca con il piede, manda in fallo laterale, sale nuovamente Domizzi, supera la linea di metà campo, poi lo scarico, il tiro, ancora un legno da parte dello Junior Chiesanuova, ancora un legno. La sfortuna nega a questo punto un meritato pareggio alla formazione in maglia bianca, due legni per la squadra in maglia bianca. Giulia Chiara Luce si era distesa nel tentativo di arrivare sul pallone, non c'era potuta arrivare, complice la gran precisione della conclusione, l'ha salvata letteralmente la base del palo. In panchina vedete Mirko Massa in piedi, poco più dietro anche Lorenzo Morini che supporta Giulia Chiara Luce nella preparazione della barriera, e c'è il terzo legno colpito dallo Junior Chiesanuova nel giro di pochissimo tempo. Stavolta c'è stata anche una deviazione di Chiara Luce che vedete un po' dolorante alla spalla destra, può continuare però a giocare, così dice al direttore di gara. Punizione non potentissima, molto precisa, prima una deviazione poi una seconda da parte della traversa, calcio d'angolo e allora ancora attacco dello Junior Chiesanuova, una delle poche formazioni che sin qui in questo scorcio iniziale di campionato è stata capace per diversi minuti di schiacciare nella sua metà campo la schiaccia Sassi, perdonate il gioco di parole, Città di Falconara. Sin qui ha vinto e stravinto tutte le sue partite di campionato dominando quindi la Serie C femminile. Qua c'è un pallone recuperato, prova a scattare Ciccioli, attenta, reattiva Chiara Luce, interviene in uscita e spazza via il pallone, si arrabbia un po' però con le sue compagne perché la guardia difensiva non è altissima e attenta come di consueto. Ecco qua un altro po' di spazio sul secondo palo, prova a mettere dentro Massi, pallone poi che si penna e c'è il pareggio, il meritato onestamente, obiettivamente parlando, pareggio dello Junior Chiesanuova. La rete dell'1-1, vedete qua con uno strano pallonetto deviato anche dalla fronte di Eleonora Lametti, diventa veramente beffardo per Giulia Chiara Luce. La conclusione è stata da parte della numero 8 Michela Ciccioli, è lei dunque l'autrice dell'1-1, parità ristabilita, gara che praticamente ricomincia da qui. Siamo a 5 minuti dalla fine del primo tempo, Romagnoli prova a lanciare subito lo sprint d'attacco per il Città di Falconara, poi la metti, buona l'imbucata per Borgogelli, smista nuovamente verso Romagnoli, ancora Borgogelli, c'è Catena che si defila sulla sinistra, gioca uno massimo due tocchi ora Città di Falconara, Romagnoli porta un po' palla, scarica per l'inserimento di Borgogelli, azione prolungata con precisione da parte di Città di Falconara che cerca il varco buono, non lo trova, Romagnoli sulla banda destra d'attacco, spalle alla porta Catena, gran giocata, viene stesa letteralmente, calcio di punizione e fair play sui sviluppi di questo calcio piazzato, però Città di Falconara non riesce a rendersi pericoloso. Allora andiamo avanti con le immagini, le ultime battute del primo tempo con Romagnoli che serve Borgogelli, si accentra, buon controllo destro, contratto però bene da Camacci, palla in fallo laterale, va a recuperare rapidamente il pallone il Città di Falconara, pronto appunto alla rimessa, Borgogelli sul pallone, Cremonesi pronta ad esplodere la botta, ci prova, palla sull'esterno della rete senza deviazione, lancio lungo, catena di testa,
sfera che si impenna, poi viene recuperata dallo Junior Chiesanuova, ancora pericoloso con Massi. Chiaraluce col piede riesce a ribattere, pallone fuori, rimessa laterale per lo Junior Chiesanuova. C'è il time out, qualche secondo a disposizione, due allenatori. Gioco ripreso poi nella metà campo avversaria dopo un'azione senza efficacia da parte dello Junior Chiesanuova. Dicevo, gioco ripreso nella metà campo avversaria dalla città di Falconara, che manovra con Mencacini, attenzione a concedere spazio alla giocatrice in maglia numero 8 che qua prova a dialogare con Cremonesi, fermata in extremis, rimessa laterale per il città di Falconara. Romagnoli, catena, Mencacini, ancora catena, prova a calciare di punta, la conclusione non è né potente né precisa, è molto centrale ma viene beffato il portiere dello Junior Chiesanuova, perché Maria Laura Domizzi vede sfilare, letteralmente scansarsi, vedete qua la numero 3 Camacci, o meglio non si è scansata, ha provato la deviazione con la testa, non ha trovato l'impatto col pallone e allora l'ultimo ha visto Domizzi sbucare il pallone dalle sue parti, intervento non di gran qualità, di gran classe, e quindi un mezzo errore, diciamo così, che vale il 2-1 per il città di Falconara, gol ovviamente che assegniamo a Claudia Catena, e dunque ha riportato in avanti la sua squadra. Due minuti alla fine del primo tempo, si riprende con la rimessa laterale per lo Junior Chiesanuova. Palla gestita da Samuela Massi, Romagnoli lotta, perde il contrasto, va al tiro Samuela Massi e Giulia Chiaraluce nega il nuovo pareggio. Ancora la squadra ospite di Roberta Ciccioli che prova a spingere e lo fa con molta pericolosità. Domizzi qua prova un lancio che diventa quasi un tiro, si tuffa ma alla fine lascia scorrere Chiaraluce. Mencacini, Romagnoli, Mencacini, ancora Romagnoli, palla per Mencacini, bella azione questa, triangolo Mencacini, sinistro al volo, palla fuori, applausi spontanei da parte del pubblico ad evidenziare veramente la gran qualità di questa azione da parte della città di Falconara. Era l'ultima azione degna di nota del primo tempo, squadre al riposo con città di Falconara avanti sì nel punteggio 2-1, ma con grande grandissima sofferenza lo Junior Chiesanuova sta assolutamente tenendo testa alla capolista. Gran bella partita. Andiamo avanti col nostro ampio riassunto di questa gara. Con l'immagine ovviamente siamo alla ripresa, al secondo tempo si riprende dal 2-1 come vedete in grafica per il CDF, il città di Falconara contro lo Junior Chiesanuova. Kick-off della ripresa affidato alla squadra di Roberta Ciccioli. Prime azioni di questo secondo tempo. Prova ad attaccare il quintetto in maglia bianca, attenzione al contrasto vinto da Michela Ciccioli che poi addomestica il pallone, ragiona, il tocco all'indietro per Simona Camacci, poi contropiede Mencacini, dribbling, fallo su di lei, punizione per il città di Falconara e cartellino giallo anche per il capitano del quintetto ospite, chiede sportivamente scusa Simona Camacci Benichelli, classe 1983. Sul pallone va Claudia Catena. Per Roberta Martina Mencacini il gol realizzato nel primo tempo e il 16° in campionato in 5 partite e mezzo, diciamo. Attenzione, eccola ancora lei su schema di calcio piazzato da palla inattiva che mette la sua firma, doppietta, e allora annulliamo tutto quanto detto prima, annulliamo anche il Roberta Mencacini e sottolineiamo la doppietta ovviamente di Martina Mencacini che vale il 3-1 per il città di Falconara, che vale a livello individuale la 17esima rete
per la giocatrice in maglia numero 8, sempre più capocannoniere della Serie C femminile marchigiana. 3-1 in avvio di ripresa. Un'arma importante, calci piazzati per il Città di Falconara. Tutte le volte che abbiamo seguito in casa la formazione di Mirko Massa ha dimostrato di saper capitalizzare al meglio attraverso schemi molto ben congegnati, soprattutto molto ben applicati, appunto situazioni da fermo. Qua invece c'è un contropiede con Romagnoli che prova ad allargare per Mencacini, buona la chiusura, buono il break dello Junior Chiesanuova. Poi c'è un cambio, fuori Capradossi, torna in campo nel rettangolo, nel Taraflex del Palabadiali, Simona Borgogelli. Con calma, con maggiore calma ora il Città di Falconara, giro palla senza taglio da parte delle giocatrici, quindi riesce a rimanere ben piazzata la difesa dello Junior Chiesanuova, guadagna comunque campo la squadra di Massa, poi il pallone sul secondo palo in tutti i sensi, si fa trovare lì Lorenza Romagnoli, è in scivolata, va a colpire proprio il palo. 3-1 è il risultato per il Città di Falconara, 1-3 invece il parziale dei pali, quindi 3-1 per lo Junior Chiesanuova per quanto riguarda i legni colpiti fin qui in questo incontro. Time out chiamato da Mirko Massa, che approfitta anche lui per dissetarsi un po'. Gioco ripreso con Cremonesi che riceve da Mencacini, prova in lungolina, trova Borgogelli che mette giù molto bene il pallone, poi Cremonesi viene fermata dalla numero 6 ospite, si tratta di Alessandra Carciofi, c'è il buon contropiede che manda al tiro proprio Alessandra Carciofi, l'occasionissima per accorciare le distanze, per dimezzare il gap in favore dello Junior Chiesanuova, non capitalizzata dalla formazione ospite per la bravura ancora di Giulia Chiaraluce, che vedete resta ancora dolorante alla spalla destra, qualche problemino per lei in questa gara. Buona chance anche questa per lo Junior Chiesanuova, si resta sul 3-1. Qua c'è la difesa del pallone da parte di Michela Ciccioli, tocco all'indietro proprio per Carciofi, smista sulla destra, disegna un quadrato con la sua manovra il quintetto ospite, poi perde il pallone Cremonesi, tunnel su Carciofi, ma la sfera va troppo avanti, quindi viene irraggiungibile, si allungano le due formazioni, quindi c'è spazio per contrattaccare da una parte e dall'altra. Rimessa laterale per lo Junior Chiesanuova, riceve sulla destra Samuela Massi, prova a mettere dentro, blocca Chiaraluce, rilancia subito, gran controllo di Cremonesi che mette ordine appoggiandola indietro per Borgogelli, lancio lungo, colpisce sulla schiena Michela Ciccioli, poi Borgogelli mette un pallone interessante nel cuore dell'area di rigore, riesce a bloccare questo attacco lo Junior Chiesanuova, che si riporta ancora in avanti. Ora partita divenuta frenetica, appunto con le squadre che si sono notevolmente allungate. Qua prende ossigeno Mencacini, che si trova nuovamente ad impostare. Buon pubblico sugli spalti del Palabadiali. C'è Lametti che prova a scappare sulla destra, ha commesso fallo su di lei. Niente di fatto su quella punizione, allora andiamo avanti con la nostra sintesi. La rimessa laterale per le giocatrici quest'oggi in maglia nero-viola. Lametti calcia lungo, il rimpallo favorisce Mencacini che sguscia via, attenzione a Mencacini che punta la sua diretta marcatrice, poi in diagonale va da Cremonesi, piazza il destro, diletta Cremonesi. Poteva anche completare il triangolo con Mencacini, invece è stata freddissima e abilissima nel trovare il varco sotto le gambe del portiere Maria Laura Domizzi. E allora è 4-1 per il Città di Falconara, che confeziona questo contropiede alla perfezione e lo finalizza altrettanto bene con Diletta Cremonesi. 4-1 per la squadra di Mirko Massa. Siamo già a buon punto di questo secondo tempo, una ripresa con meno emozioni rispetto alla prima frazione, meno azioni da gol, e quindi ecco qua il triplice fischio, gli applausi di Mirko Massa soddisfatto per aver portato a casa anche questa vittoria, si conferma al vertice la sua formazione nonostante
la grande difficoltà di questa partita contro uno Junior Chiesanova veramente da applausi. Ottima la prestazione quindi anche del quintetto di Roberta Ciccioli. Ripeto ancora, 4-1 il finale in virtù degli altri risultati. Città di Falconara vola più 5 sulla seconda, ora la Polisportiva Filottrano. All'inizio già hanno messo in difficoltà, perché giocando con il portiere è molto difficile fare la fase difensiva, però alla fine abbiamo giocato come sappiamo fare e ce l'abbiamo fatta. È una bella esperienza, sto imparando molto e spero di continuare così a giocare con grandi campionesse come sono le mie compagne. È stata una buona partita malgrado tutto. Primo tempo abbiamo sofferto un po' di più perché ci siamo messi a giocare come loro volevano, invece poi dopo nel secondo tempo, facendo girare più la palla, siamo andati più tranquilli in occasioni da gol. Peccato che non ne abbiamo sfruttate tutte, però va bene così, insomma, se la partita gira storta e facciamo 4 gol, magari sempre. Le partite sono tutte insidiose perché contro di noi vogliono fare tutti molto bene, giustamente così, però dopo la partita di oggi siamo 5 punti sulla seconda, il cammino è molto più tranquillo, giocheremo sempre con un vantaggio tranquillo sulle inseguitrici e quindi cercheremo di fare il meglio e chiudere con un'altra vittoria anche sabato. Poi ogni partita sarà una battaglia perché tutti vogliono vincere con noi, mi sembra anche giusto così. Sì, diciamo che la partita scorsa l'abbiamo affrontata molto sottotono, nel senso che magari Macerata ha dato tutto e ha giocato un'ottima partita a livello magari di carattere. Questa partita noi abbiamo cercato di fare il possibile, di cercare di mettere in difficoltà una squadra che è due livelli sopra noi, tecnicamente e tatticamente. Ce la siamo cavata, devo dire, molto bene, soprattutto il primo tempo l'abbiamo forse messa in difficoltà e non esagero se dovevamo stare in vantaggio noi. Il secondo tempo magari abbiamo un po' mollato, ma anche perché fisicamente un attimo abbiamo un po' mollato la presa e quindi... dopo è successo quello che è successo, il risultato, però 4 gol mi sembra che l'avevano fatti solo così pochi, solo a noi, quindi ci possiamo trovare soddisfatti.